solo nel 1974, l'attuale provincia di Oristano ripete con una certa fedeltà i confini dell'antico giudicato di Arborea. Uno dei quattro che, per motivazioni ancora congetturali, si divisero l'isola a partire dall'alto medioevo. La fertile valle del Tirso, chiamato con evidente esagerazione il Nilo Sardo, si apre presso la costa occidentale in una pianura ricca di apporti alluvionali, orlata di vasti e pescosi stagni, e presenta facili approdi ed un golfo ampio e sicuro. Questa è parte della mia terra, una terra aspra e forte, come aspra, forte, generosa e ribelle la sua gente. Benini senza galtone e partini gallonato, mai che serene in stato di canavol. Ad Oristano ci vengo sempre volentieri. La gente mi riconosce e mi vuole bene. E poi il Duomo, per esempio, così monumentale, così pieno di storia. Con il suo imponente campanile, il Duomo è stato costruito per tappe. E nonostante questo, la sua facciata è ancora incompiuta, benché il monumento dati dal 1228. Accanto al Duomo il seminario tridentino, imponente opera del 1700, al cui fianco, oltre il convento dei frati minori, si trova la chiesa di San Francesco. Due passi e ci troviamo nel cuore della città, in piazza Eleonora. Questa è la statua che ricorda Eleonora d'Arborea, una delle figure femminili più interessanti della storia d'Italia. Questa donna fu giudice d'Arborea dal 1383 al 1404. A lei si deve la carta de logu, una delle forme più evolute di sapienza legislativa medioevale. E questa è la torre di Mariano II. Poderosa superstite della cinta muraria, fatta costruire dal giudice stesso nel 1291. La Sardegna è una grande terra, non è fatta solo di folklore e di mare, è fatta anche di straordinarie testimonianze del passato. Proseguiamo secondo l'itinerario che porta da Oristano al Sinis, questa chiesa quasi sul mare alla periferia di un villaggio di capanne, è del IX secolo. Ed è sorta sull'area della necropoli paleocristiana del VI secolo. Un piccolo prodigio, qui è incredibile pensarlo, possono avervi pregato dei credenti che avevano partecipato al concilio di Nicea. A pochi passi da una chiesa del V secolo c'è questo incredibile villaggio, da Costantino a Panciovilla. Questo villaggio con la sua posada sembra il set di uno spaghetti western, e lo fu in passato. Mi pro jam sa
ama isti tanto e tanto mamma. Vicino un nuraghe. Lo stagno di Cabras, ricco, pescoso, sembra magico, dove i fenicotteri hanno preso il posto delle anatre. Superato lo stagno di Cabras, il Sili diventa una sottile lingua di terra che porta al roccioso Capo San Marco. In questa lingua, vicino ad un mare sempre stupendo, c'è il singolare villaggio di San Giovanni di Sinis, interamente costruito secondo le antiche usanze dei pescatori dell'Oristanese. E poi il capolavoro di Sinis, le rovine di Tarros. Questa città venne fondata dai Fenici intorno all'800 a.C., sulle rovine di insediamenti nuragici del secondo millennio a.C. La storia di Oristano inizia qui. Dopo i Fenici, dal terzo secolo avanti Cristo, si insediarono i Romani. Poi, in età vandalica, venne eletta a sede vescovile. Ma quelli furono anche gli anni che segnarono il suo declino. Così panoramica, così ricca e così isolata, Tarros era troppo facile preda dei saccheggi dei saraceni. Così, verso l'ottavo e il nono secolo, la città venne abbandonata e la popolazione si trasferì nell'odierno Oristano. Ecco, anche queste rovine scrivono un tratto di storia della mia Sardegna.